Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte andremo ad affrontare il capo palestra Faulkner, o meglio in italiano Valerio, il primo capo palestra della regione di Johto, ovvero il capo palestra della palestra di tipo volante. Ho detto palestra tipo 10 volte in questa introduzione. Vi faccio anche vedere la mia squadra, che è composta da Bailiff, appena evoluto nella scorsa puntata, Heracross a livello 18, e per ora sono gli unici Pokémon di Johto che abbiamo. Poi abbiamo i soliti 4 dell'Ave Maria qui, ovvero Pikachu che non abbandoneremo mai, Pidgeot che è utile per volo, Charizard che teniamo per sport e Kingler che teniamo per falso finale per catturare eventuali Pokémon deboli. Stavo per dire Coromon perché vi ricordo che nel frattempo sto anche portando avanti un gameplay su Coromon, quindi ogni tanto mi confondo e vi invito tra l'altro ad andare a vedere perché è molto molto bello. È un, diciamo, clone di Pokémon, tra molte virgolette, ma che fa meglio tantissime cose rispetto a Pokémon, e alcuni Coromon sono davvero deliziosi. Quindi andatevelo a vedere se siete incuriositi da questo videogioco. Trovate tutto ovviamente sul mio canale. E andiamo quindi a combattere questo Valerio. Abbiamo già affrontato in precedenza gli allenatori della sua palestra. Eccola qui. E lui ci aveva detto però che non poteva combattere con noi perché c'erano dei casini in atto alla Torre Sprout. Noi siamo andati alla Torre Sprout, abbiamo combattuto contro il Team Rocket, che aveva ancora i Pokémon a livello 40, motivo per il quale vedete Heracross a livello 18 e Bailiff al 23, perché Heracross era stato mandato in campo come primo Pokémon, sostituito subito, ma ha preso tipo 4000 punti esperienza per aver battuto un Pokémon di tipo a livello 40, scusatemi. E Bailiff aveva il condivide esperienza, quindi si è preso un botto di esperienza e da Cicolita a livello 12 è passato ad essere Bailiff a livello 23. Va bene, ora sappiamo che questa cosa non la dobbiamo più fare perché rovina un po', i primi percorsi di una nuova regione. Questi li abbiamo già battuti. Tra l'altro formano una S questo percorso, sarebbe bello se avesse formato una V di Valerio o una F di Faulkner. Ma proviamo a combattere questo Valerio. Pronti? Guardalo qui fiero, il buon Valerio. Tra l'altro di sprite di seconda generazione non sono proprio bellissimi. Sembra che siano stati ritagliati e appiccicati un po' a casaccio. Anche il professor Elmer era così. Proviamo a combatterlo, va? Io sono Faulkner, o meglio Valerio in italiano, il capo palestra di questa città, Violapoli. Many people believe that flying types can be brought down by electricity. Molte persone pensano che i Pokémon di tipo volante possano essere disintegrati dai Pokémon di tipo elettro, dall'elettricità. Io penso che non abbia alcun senso questa cosa. Niente può distruggere il might of my birds. Might non so come tradurlo effettivamente in italiano, però è sicuramente una cosa positiva. Allora, dobbiamo combattere con qualcuno. Beh, ovviamente Heracross, Bailiff e Pikachu, va bene. Beh, ovviamente ragazzi non c'è nemmeno da dirlo, cioè batteremo il povero Valerio come niente purtroppo. Perché lui ha un Utute a livello 11. Noi abbiamo un Heracross a livello 18 che conosce Rockslide. Quindi non c'è molto da fare al povero Valerio. Guardate qui. Dodrio. Mi spiace Valerio. Ah, tra l'altro Dodrio, manco Doduo. Dodrio. Mi spiace per te Valerio, ma non sarai un ostacolo per noi. Hai anche Pidgeot, tra l'altro. Niente male. Quick attack, va bene. Ma addio anche a te, Pidgeot. Tra l'altro Pidgeot a livello 13, dimmi come fai, cheater. Però hai comunque fatto guadagnare un livello al mio Heracross, quindi ti ringrazio, Valerio. Non ci credo. Credici. Ti sei guadagnato una medaglia Zephyr. Eccola qui. E anche questa MT. Aero Assalto, niente male. Niente male, Aero Assalto. Non fallirà mai. Grazie mille, Valerio. Remember to always soar high. O meglio, penso che voglia dire ricordati sempre di puntare in alto. Non so se questo è il detto, la traduzione del detto. In caso correggetemi nei commenti, io non sono madrelingua inglese manco per il cavolo. Quindi potrei sbagliare. Andiamo a darci una veloce curata ai Pokémon. E a questo punto vi mostrerò anche una nuova zona. Perché mi sembra brutto finire il video a 5 minuti, solamente per aver battuto il buon Valerio. Qua tra l'altro possiamo mettere in ordine il Meryl che abbiamo catturato nello scorso episodio. Guardate il mio Living Dex che piano piano si popola. 183.
Quindi qua siamo arrivati a 180, 81, 82, 83. E il Meryl sarà qui. Dobbiamo anche, tra l'altro, fargli fare un ovetto a questo Meryl. Ma tutti i Pokémon, tra l'altro. Ok, no, femmine, abbiamo trovato anche dei Pokémon femmina, perché mi sembrava strano avessimo quasi tutti i Pokémon maschi. Ok, no, questi tra l'altro sono nati dalle uova. Però dai, no, ok, abbiamo anche dei Pokémon femmina. Ok, guardate il mio Reamindex, appunto, che si popola piano piano, specialmente la parte di Johto che abbiamo iniziato a fare. E non c'è fretta, non c'è fretta. A me piace fare le cose con calma. Non mi metto a evolvere subito tutti i Pokémon che trovo, a catturarne due per evolverli. Non mi interessa troppo questa cosa. Preferisco fare le cose con calma, catturare i Pokémon a mano che il gioco me li mette a disposizione. Detto ciò, però, voglio lasciare un attimo un posto libero nella squadra. Fatelo anche voi se volete fare questa cosa. Lasciamo giù per adesso Charizard. Ecco fatto. Perché stiamo per andare in un posto dove potremo catturare un nuovo Pokémon. Anzi, un nuovo Pokémon che ha tipo 30 varianti, no? 28, 26, 26 forse variante di se stesso. Dai, avete capito chi è. Salve, hai controllato le rune? O meglio, le rovine, non le rune. si dice che un Pokémon raro viva lì. Secondo voi chi è? Questa è un'allenatrice, tra l'altro, quindi andiamo a sfidarla. Le rovine alfa, ragazzi, stiamo andando proprio alle rovine alfa. Un Meryl a livello 10 che purtroppo farà una brutta fine a Aerolace. Cool, beh, se trovi chissà cool avere il proprio Pokémon disintegrato. Ho perso tutte le mie Pokéball. Non mi muoverò finché non le troverò. E qui in questo ci spara la strada. Lì c'è Sudowoodo, tra l'altro. Due episodi fa abbiamo visto anche un uovo a terra, che però non potevamo ancora raggiungere. Allora, queste sono le rovine alfa. Questo posto è spaventoso. Un posto perfetto per questa mossa. Vuoi imparare Wonder Room? No, grazie, a parte che non la può imparare nessuno. Però qui, se volete, c'è una signorina che mi insegna Wonder Room. Ha studiato i Pokémon di queste ca di caverne, caverne per molti anni. Ma non sembra possibile, cioè, allora, per quanto ci provi non riesco comunque a catturarne uno, però vecchiato sei un po' scarso, non riesci a catturare degli unknown che saranno a livello 10. Ma scusami, vabbè, se riesci a portarmene uno ti darò qualcosa per ricompensarti. Cioè, questo vecchietto ha un oggetto molto raro, molto probabilmente, e ha studiato i Pokémon in questa caverna, in questa grotta per anni, o meglio in queste rovine, se non è rovine alfa, e non è riuscito a catturarne nemmeno uno. Va bene, va bene. Allora, mettiamo avanti Kingler con falso finale e catturiamogli un unknown. Ecco che parte il primo. Questa che lettera è, ragazzi? Non sono espertissimo di lettere degli unknown. Andiamo di falso finale. Hidden Power, va bene. Mi ha pure fatto colpo critico, ok. Comunque non sono espertissimo di lettere degli unknown, le più comuni e normali le riconosco. Questa mi sembra una lettera strana. Direi quasi quasi G. Potrebbe essere una G minuscola. Però potrebbe anche non esserlo. Abbiamo catturato anche unknown. No, no, gli diamo un soprannome ed è stato aggiunto alla nostra parte. Se ne troviamo altri, li catturo volentieri, ma non penso che. Ah, questa è una O. Non penso che mi metterò a catturare tutto l'alfabeto degli unknown. Se li trovo li prendo volentieri, altrimenti amen, cioè. Va bene comunque. Per Living Dex non intendo avere anche tutte le varianti di ogni Pokémon, intendo avere ogni Pokémon che ha una propria voce nel Pokédex. Quindi di unknown ne basta uno. Però, appunto, se ne trovo di diversi, perché non prenderli? Tanto un falso finale, una Pokéball, cosa vuoi che costi? Ecco, questo è un Pokémon, un unknown diverso rispetto a quello di prima. Potrebbe essere una R, una P? Non saprei. Hidden Power. Sì, loro conoscono solamente Hidden Power praticamente come mossa. Questi unknown. Tra l'altro fatemi sapere se vi piace il film che riguarda gli unknown di Pokémon. Se non sbaglio c'è anche Entei in quel film.
Non me lo ricordo benissimo perché mi sembra di averlo visto solo una volta da bambino. Ed è ovviamente tantissimo che non riguardo i film di Pokémon perché sono ovviamente per bambini e insomma sono un po' fuori target ormai. Questo che lettera è? Non saprei, però è una nuova lettera quindi lo catturiamo. Allora, prendiamoci anche lui. Farò un box dedicato solo agli Unknown. Cioè, se magari ogni tanto sarò un po' annoiato, però puoi catturare quelli nuovi. E li prenderò tutti. Però è un se, cioè non è una cosa che vi prometto. Una Stardust, va bene. Proseguiamo. Una Megaball, ok. Come vedete, tra l'altro, questa non è una Acro, ma anche perché notate che le zone sono tutte rifatte praticamente da zero. Lunge, cos'è Lunge? O Lunge come mossa? Bag. Andiamo a vedere questa MT 16. Allora, the user makes a lunge at the target, attacking with full force. The target's attack. Non va avanti però la descrizione. Ah no, this lowers the target's attack, ok. Però non so se faccia danno anche. Scusate, eh. Adesso qualcuno dei miei Pokémon la può imparare. No, era solo per vederla. Perché purtroppo non puoi vedere la mossa. Io non sono espertissimo di mosse in inglese di Pokémon. Perché questa è una D, palesemente. Non mi sono mai. Non ho mai giocato troppo Pokémon in inglese. Quindi ho sempre giocato Pokémon in italiano. Super efficace, tra l'altro, questo. E le mosse in inglese non le conosco troppo. Quindi scrivetemelo nei commenti, che ho visto che c'è gente molto più esperta di me. Nei commenti che può tranquillamente scrivere cosa vuol dire lunge in italiano, o meglio qual è la mossa relativa a lunge in italiano. Se usciamo da queste rovine mentre prendiamo altri known, se ci capitano, perché no? Ecco, lui ce l'abbiamo già, quindi facciamo fuga, non ci interessa. Addio. Tra l'altro, in alcuni giochi Pokémon, se non sbaglio, ti facevano vedere in qualche modo se la Unown che avevi trovato ce l'avevi già, proprio il tipo di Unown, la lettera. Se non sbaglio te lo facevano vedere in qualche modo. Oppure mi sto sbagliando, oppure mi ricordo male. Oppure banalmente dovevi segnartelo tu. Probabilmente in oro, cristallo, argento, i primi, dovevi segnartelo tua mano, che ti mancava che avevi. Mentre se non sbaglio in quelli successivi ti veniva segnato in qualche modo quale tipo di Unown avevi. Ok, abbiamo fatto anche queste rovine alfa, che come vedete sono molto più scarne rispetto a quelle originali. Ok. Sì, devo metterlo come primo Pokémon di squadra, altrimenti non lo vede. Dai. Oh, ne hai uno! Vorresti darmelo per studiarlo? Cosa vuoi farci? Vuoi vivisezionarlo questo tipo? Ma scusa, beh, te lo do, tanto non me ne frega niente di sto Unown. E ci dà una Psychic Gem, che devo dirvi la verità, non mi ricordo cosa faccia. Andiamo a vedere. La gemma psichica. Vediamo, sei in item, sì. Ah, aumenta le mosse di tipo psico. Solo una volta. A gem with an essence of the mind. When held its strength, the power of a psychic type move. Only once, però. Quindi è un consumabile. Non è qualcosa tipo Soft Sand, che appunto aumenta le mosse di tipo terra sempre, oppure Carbonella o Calamita, quelle mosse lì. A quanto pare no. Beh, qui non possiamo più andare perché c'è il tipo che ha perso le Pokéball che ci blocca il passaggio. Quindi possiamo semplicemente andare a Violapoli. Abbiamo completato anche le rovine alfa di Johto. Come non c'era molto da fare, come vedete, alla fine quello è un posto solamente per catturare tutti gli Unown e per fare quella piccola side quest, missione secondaria del vecchietto che vuole l'unknown alla fine. Niente di che. Guardateli qui tutti gli unknown. Me li metterò a posto io per i cavoli miei, non preoccupatevi, non vi faccio vedere che sto qui a mettere a posto gli unknown. Eccoci qua. E usciamo dal box. Detto ciò, quindi il video può finire qui. Nel prossimo episodio andremo a sud a vedere cosa c'è a sud, quindi io vi invito a lasciare un bel mi piace al video se avete gradito questa parte, a commentare per farmi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, in particolare della parte che abbiamo fatto, ovvero della palestra di Valerio e delle rovine alfa. Le ho trovate abbastanza scarne, devo dirvi la verità. Si nota che iniziano magari un po' a
rosicchiare un po' sui contenuti. Le rovine alfa sono letteralmente uno stanzone buttato lì con Trillian Unknown e qualche strumento da prendere. Bisogna vedere come continueranno. E i percorsi iniziano ad essere un po' meno dettagliati. Pensate ai percorsi di canto. Sono molto più belli i percorsi di canto per adesso di quelli di Johto. Quindi vediamo un po' come va avanti questa cosa dal punto di vista della qualità. Perché bisogna vedere anche se riescono a mantenere la qualità di canto della prima regione, che è bellissima, anche nelle altre regioni. Questo sono molto curioso di vederlo. Detto ciò, quindi, commentate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!